Buongiorno ragazzi e buona domenica. Allora, brutta prestazione ieri della Juventus, 2 punti comunque lasciati a Crotone non è mai una bella cosa, perché comunque questi sono i punti che alla fine possono decidere un campionato. Però io non farei catastrofismi, comunque il fatto che Pirlo sia un allenatore con poca esperienza, che abbia delle idee sue, ed è giusto che lui provi a svilupparle in queste prime partite per capire cosa può fare con questi giocatori e cosa non può fare, ti portano anche dietro il rischio di poter sbagliare delle partite e di poter fare anche delle brutte figure. Quella di ieri sera, non si può non dire che sia una brutta figura. E quindi però bisogna dare tempo a questo allenatore di fare i suoi sbagli e di fare le sue valutazioni. Con un po' di fortuna in più, questa era la classica partita che portavi a casa anche giocando male, perché il palo di Morata e il gol annullato per 1 millimetro a Morata comunque ci avrebbero potuto dare 3 punti, magari non meritati, ma sono quelle classiche partite che riesci a portare a casa il risultato col minimo sforzo. Detto questo, io giudizi su Pirlo non ne darò fin quando non sarà passato almeno una decina di partite in campionato, perché comunque questa squadra è un cantiere aperto ed è abbastanza normale che ci siano degli errori. Poi ieri ha buttato subito in campo Chiesa, che non aveva nessun tipo di allenamento alle spalle con questi nuovi compagni, e quindi l'emergenza, comunque Covid, le assenze, roba varia, hanno fatto sì che la squadra fosse un po' raffazzonata. Detto questo, passiamo anche ai giudizi sui singoli, perché ieri la partita comunque è stata anche giocata male da molti singoli, cioè il gioco di squadra è latitato, è stato latitante, però anche molti singoli hanno sbagliato la partita. Per dire, Buffon gli diamo un 6,5 perché Buffon ha fatto una buona partita, cioè sul rigore non poteva fare nulla, ha fatto una bella respinta su un tiro a botte sicura di Pereira, mi sembra. Sì. Buffone diamo un 6,5 perché non ha fatto male. Danilo non mi è piaciuto per niente, perché ieri Simi ogni volta che lo puntava lo saltava. E io da uno che ha esperienze al Real Madrid, al Porto e al Manchester City, che soffra così maledettamente, un bravo calciatore come Simi, ecco Simi, mi domando come mai Simi è un calciatore che gioca nel Crotone e non in altre squadre, perché ieri comunque io l'ho visto giocare in altre situazioni, è veramente un bel calciatore, uno che con la palla nei piedi il pericolo lo crea sempre, però non si capisce perché giochi a Crotone e non in una squadra di livello più alto. Bonucci, cosa dire? Sembra spaesato, cioè io da quello che ci deve dare la certezza in difesa mi aspetto che abbia la tempra da leader che comandi la difesa. Invece ieri Bonucci sembrava il meno adatto dei tre a giocare in questa difesa qua. Poi abbiamo Demiral, buona prestazione, ma nulla di che, solo tanto agonismo, ma alla fine anche lui ha sofferto molto le incursioni del Crotone, e stiamo parlando del Crotone. Frabotta gli diamo la sufficienza, perché comunque il ragazzo corre molto, ha spinto soprattutto nella ripresa, e di grossi errori non ne ho visti. Portanova 5, perché comunque si vede che forse non si aspettava di giocare e quindi non è entrato in partita. Notaliete Arthur, io gli do un voto. Primo tempo gli darei un 6 perché non ha fatto granché. Secondo tempo l'ho visto molto molto meglio,
Cioè, è un ragazzo che comunque ha il controllo orientato, non perde mai il pallone, sa sempre cosa fare col pallone, ma purtroppo ancora non c'è un'organizzazione di squadra che può mettere a frutto comunque le sue qualità, perché se c'è una squadra organizzata, lui riesce comunque a trovare le linee di passaggio e a essere propositivo. Se nessuno si propone, nessuno, lui comunque predica nel deserto, quindi ieri lo vedevi quando aveva la palla nei piedi, non l'ha mai persa, però non sapeva cosa farci perché non si muoveva nessuno. Ieri è stata una prestazione di squadra molto deludente. Betancourt a me ieri è piaciuto, non ha fatto molte incursioni, non ha avuto comunque lo spunto, però anche lui in una partita difficile è riuscito a cavarsela comunque con l'agonismo. Chiesa ha fatto una sola cosa buona, è stato l'assist per Morata, poi si è incaponito in due o tre situazioni a puntare l'avversario, puntandolo male, perdendo il pallone, e poi è stato espulso. L'espulsione mi sembra una cosa forzata dall'arbitro. Ecco, l'arbitro è stata una nota dolente perché, lasciamo stare, non voglio trovare la giustificazione per la Juve, però è stato un arbitraggio per entrambe le parti. Molto molto superficiale, ha fischiato falli che non erano falli, non ha fischiato falli che erano falli, ha ammonito quando non c'era da ammonire, non ha ammonito quando c'era da ammonire. Poi in certe situazioni è stato molto molto fiscale, però lasciamo perdere. Kulusevski gli do un 6, io sono innamorato di questo calciatore, però ieri si è ostinato due o tre volte a fare delle giocate. Perché non aveva sbocchi, però delle volte quando non hai sbocchi è meglio scaricare sul compagno e proporti invece di incaponirti a provare a fare azioni solitarie. Questo è un limite che questo ragazzo comunque deve limare, ma avendo 20 anni avrà tutto il tempo di limare. Migliore in campo è stato Morata senza nessun dubbio. Bellissimo il gol perché è stato proprio un gol di rapina. È stato molto sfortunato sul palo perché aveva fatto una girata di testa favolosa. Aveva fatto il gol del vantaggio annullato per millimetri, però il regolamento è questo, il VAR ha scoperto questa anomalia nel gol, è stato annullato giustamente, però ha fatto reparto da solo. Quindi è riuscito a dissipare qualche dubbio mio sul fatto che lui potesse fare il centravanti e il punto di riferimento in avanti. Ieri questa prestazione mi ha fatto capire che Morata ha le caratteristiche per poter fare anche questo, perché ha saputo difendere il pallone, si girava spesso e saltava l'uomo, fisicamente retto per tutta la partita, anche quando siamo rimasti in 10, che è rimasto da solo davanti, comunque ha retto da solo l'attacco, quindi Morata è 7,5, Morata ha fatto veramente una bella partita. Sì, la squadra ieri ha deluso nel risultato, però se analizziamo i singoli, sì, c'è stato anche qualche defezione di giocatori di esperienza. Quelli che hanno deluso sono stati quelli che devono dare di più. Io su Frabotte e su Portanova mi aspetto delle belle prestazioni, ma non li posso colpevolizzare se sbagliano. Posso colpevolizzare i Bonucci, i Danilo, tra parentesi, i Betancourt, questa gente che comunque ha più esperienza e sa cosa vuol dire Juventus. Io non mi fascio la testa, non sono di quelli che fanno catastrofismo, che cominciano a insultare tutto e tutti, perché non è proprio nel mio modo di pensare il calcio. Il calcio è un gioco, non può vincere sempre la Juve. Io quando guardo la partita spero che vinca sempre la Juve, ma poi a mente fredda devo sempre ammettere che il calcio è fatto di tante squadre, tutte provano a vincere, non puoi vincere sempre e ti capita la partita storta. Ieri è stata una partita storta, in un periodo in cui il nostro allenatore deve ancora capire determinate dinamiche del calcio di Serie A. E quindi a tutte le attenuanti. Poi sul discorso societario, la rosa, mica la rosa, roba varia, sono discorsi che faremo più avanti quando comunque ci sarà, si
si sarà capito come Pirlo vorrà giocare il suo calcio, cosa deciderà di fare. In quel momento lì giudicheremo anche il discorso rosa e tutto. Che sia una rosa deficitaria, io l'ho già detto alla fine del mercato, però adesso questi abbiamo e con questi Pirlo deve fare. Sbaglierà delle partite, perderemo dei punti, però è importante rimanere attaccati lì e quando sarà il momento di dare la zampata esserci, perché non si può pensare sempre di vincere i campionati con 20 punti di vantaggio. Il tempo passa, noi qualche scelta l'abbiamo sbagliata durante le campagne acquisti degli ultimi 3 anni e quindi il gap si è ridotto, ma è anche una cosa fisiologica, perché ragazzi, non può vincere sempre la stessa squadra. Io prendo ad esempio ieri il Real Madrid, che è uno squadrone, ha perso in casa col Cadice. Voi mi direte, ma perché guardi le altre squadre? Perché non è solo una difficoltà della Juventus, è una difficoltà di tutte le squadre comunque mantenere uno standard vincente sempre e comunque. Si può perdere anche col Crotone, si può perdere anche col Cagliari, si può perdere, ragazzi, in campo ci vanno in 11, quindi saranno parole, come posso dire, trite, ritrite, però la realtà è questa: tu non puoi vincere sempre, ti capiterà la partita storta che puoi perdere anche con l'ultima in classifica. L'importante è sapere recuperare la forma, l'importante è saper recuperare ed essere attaccati al campionato, l'importante è non sbagliare le partite decisive. La partita in campionato la puoi recuperare, non bisogna sbagliare le partite in coppa. Quindi io mi aspetto in coppa una partita più cattiva, una partita più decisa e una concentrazione maggiore. Vi lascio una buona domenica, ragazzi, e sempre forza Juve.